Ci tengo a sottolineare ancora due aspetti. Quello che ha connotato il primo filone investigativo, laddove si è andata ad approfondire quella che era stato il risultato dell'operazione Cerbero, proprio sulla presenza nell'economia delle proiezioni del locale di Volpiano. E ci tengo a sottolineare come le società che sono state individuate avevano un rilievo di grande significato, se pensiamo che la società immobiliare di per sé gestiva beni che consentivano poi ai contigui, vicini o intranei all'andrangheta a ottenere ospitalità e quindi coperture, possiamo pensare, non solo, ma queste attività economiche consentivano anche di offrire, nel momento in cui i detenuti chiedevano misure alternative di detenzione, un lavoro e quindi la possibilità di fruire delle misure alternative alla detenzione. E devo anche sottolineare che l'attività sviluppata in Torino è stata particolarmente significativa, peraltro rilevato anche la presenza di un appartenente alla polizia penitenziaria infedele, che quindi favoriva anche la 'ndrangheta all'interno del carcere. L'operatività sotto il profilo economico del locale di Volpiano evidenzia presenze economiche in Torino, in Volpiano e in altre parti della provincia torinese, dove gli uomini della 'ndrangheta si erano collocati in località turistiche, Unberlingen e Baden-Baden, e in queste località avevano costituito attività economiche, in particolare ristoranti denominati Paganini, e conducevano attività economiche di import-export di autovetture, attività per il commercio di generi alimentari. E inoltre, di volta in volta, acquisivano attività che poi, attraverso attività fraudolente, venivano abbandonate. Tutto questo è un sistema criminale che si infiltra nell'economia e che dimostra come 'ndrangheta sia un soggetto di grande pericolosità.